oggi è una giornata particolarmente piena di fusti che si sono staccati dall'allevamento dei mitili e noi li raccogliamo perché rappresentano un pericolo per la navigazione, in quanto soprattutto se semi sommersi, come in questo caso, una barca veloce o mediamente veloce, non vedendoli, può causare avaria. Siamo sullo spazzamare Ippocampo, che dopo 3 anni di sosta in attività è diventato finalmente operativo. L'amministrazione a guida De Magistris si è impegnata molto ed ha lavorato fin qui per riportare questo importante strumento che riduce l'inquinamento superficiale degli specchi acquei. Naturalmente sarà un'attività che incrementeremo con una pianificazione ed una programmazione per una costante tutela e presidio della risorsa blu. La manutenzione, il rimessaggio, le certificazioni, le dotazioni di bordo e tutte quelle attività necessarie per riavere il natante operativo sul mare, ma ce l'abbiamo fatta e quindi Napoli raddoppia. 2 sono i mezzi al servizio della tutela mare, il Fortovo gommone che naturalmente si occupa di monitoraggio delle aste pluviali e la pulizia degli specchi acquei appunto sul spazzamare.